Ricerca, cura e umanizzazione in oncologia. È stato questo il titolo del convegno organizzato dall'azienda ospedaliera Marche Nord, che ha riscosso grande partecipazione nelle due giornate allestite nel weekend presso la sala dell'amministrazione provinciale di Pesaro e presso l'aula di Palazzo San Michele a Fano, sede distaccata dell'Università degli Studi di Urbino. Un format ideato per abbracciare entrambe le città dove l'oncologia di Marche Nord opera attraverso i reparti diretti dalla dottoressa Rita Chiari, ideatrice e responsabile scientifico del convegno. Io ho aperto questo convegno con la mia presentazione, Le parole che curano, perché questo è un aspetto che tendiamo a tralasciare, ma ogni battito di ciglia, non solo ogni parola, nei nostri ambulatori, quando parliamo con i nostri pazienti oncologici, ha veramente un valore enorme. Il messaggio che vogliamo dare con questo convegno è un messaggio di verità, come è il messaggio che vogliamo dare poi negli ambulatori ai nostri pazienti ogni giorno. Il messaggio di verità è che queste tre parole che vedete alle mie spalle, ricerca, cura e umanizzazione, sono tutte e tre allo stesso livello importanti nella gestione del paziente. Perché ricerca? Ricerca significa ricerca preclinica e significa ricerca traslazionale, cioè quella che sta in mezzo tra il bancone e il letto del paziente. Questa ricerca serve a migliorare la cura, a migliorare la qualità dell'assistenza, e l'umanizzazione è la parte che non è la ciliegina sulla torta, è una parte integrante che deve andare insieme alla offerta della migliore cura, nel senso della migliore più all'avanguardia, in linea con le linee guida nazionali ed internazionali. Umanizzare le cure significa portare attorno al paziente oncologico quell'attenzione, quella, come posso dire, prendersi cura del paziente con lo psico-oncologo, con il nutrizionista, con progetti come quello di medicina letteraria che abbiamo presentato in questo congresso, che è un modo di esprimersi. Abbiamo voluto dare voce a tutti i pazienti oncologici con questo libro che si chiamerà Sei. Tre parole, ricerca, cura e umanizzazione, che ne hanno aggiunto una quarta fondamentale, prevenzione. Esistono due ambiti di prevenzione, la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria. Prevenzione primaria significa corretto stile di vita. È vero che nelle neoplasie possono essere prevenute con un corretto stile di vita. Quali sono i principali agenti che dobbiamo correggere nel nostro stile di vita? Il fumo di sigaretta è responsabile di 1 su 3 neoplasie solide, non solo tumori del polmone, ma anche altri 17 tipi di neoplasie. L'uso di una dieta inadeguata, povera in fibre e ricca in grassi e cibi troppo elaborati. Quindi dobbiamo ritornare alla dieta mediterranea vera, quella dei nostri nonni che mangiavano la carne una volta alla settimana più o meno. Poi l'altro aspetto importante, oltre al fumo e all'alimentazione, è l'esercizio fisico. Dobbiamo come oncologi prescrivere l'esercizio fisico ai nostri pazienti, perché è un fattore che previene l'infiammazione e quindi tende a migliorare la qualità di vita del paziente. Poi l'altro aspetto è la prevenzione secondaria, significa diagnosi precoce, significa sottoporsi in maniera corretta agli screening. Su questo punto voglio sottolineare due aspetti. Esistono degli screening già attivi in Italia, lo screening del colon retto, lo screening della mammella a cui bisogna aderire. Sta partendo, è partito in questi mesi, grazie allo sforzo organizzativo dell'Istituto Nazionale dei Tumori e alla lungimiranza del Ministero della Sanità, un programma di screening anche per il tumore del polmone che in questo momento sta coinvolgendo 18 centri italiani,
e che ci permetterà di arrivare prima anche alla diagnosi di tumore del polmone. Io nella mia relazione di oggi ho parlato di tumore del polmone e ho detto che il 75% dei casi vengono diagnosticati in fase avanzata. Ecco, quando avremo uno screening per il tumore del polmone, probabilmente la percentuale si ribalterà, aumenterà il numero di pazienti che diagnostichiamo in fase precoce, che quindi hanno maggiore probabilità di guarire.